Vincenzo, Senese Michele e Mastro Santi. Va bene. Allora, prego, avvocato. Non mi ricordavo se io dovevo spingere per il bottone. Signora Presidente, signora giudice, è per me un grande onore oggi di difendere Tonino Leone e addirittura innanzi al Tribunale Penale, certamente più prestigioso, uno almeno dei più prestigiosi d'Italia. Come ve lo potete immaginare, la mia cultura giudiziaria è prevalentemente francese, anche se guardo sempre con il massimo interesse l'economia del processo accusatorio che ormai vige in Italia da oltre 30 anni. Forse sarà un po' di giudizio con l'età, con l'esperienza, ma mi accorgo sempre più che in realtà sotto i riti sfondano le virtù e le debolezze umane. E mi viene da pensare quello che diceva più di 2000 anni fa Platone, che sintetizzava, diciamo, questa analisi: con le leggi inique il giudice buono porta sempre giustizia e con le leggi buone il giudice iniquo mai. Quindi diciamo che la giustizia rimane umana, al di là, diciamo, dei costumi, delle regole. Accusatorio, inquisitorio, la Francia è rimasta in questo vecchio rito, come lo chiamate in Italia. Comunque i pilastri sono sempre quelli, le regole cardinali sono sempre quelle. E se le posso sintetizzare, direi che sono la lealtà e la presunzione di non colpevolezza. E da queste due regole cardinali tutta l'architettura è stata costruita dell'ordinamento. Questo è un processo importante. E ad ulteriore testimonianza dell'importanza di questo processo sono le pene impressionanti che sono state richieste dal pubblico ministero. E lì già c'è qualcosa che suona strano, perché quello che fa eco a queste richieste impressionanti è un'indagine, un processo particolarmente lacunare. E dire lacunare è dir poco. Cioè con poco materiale. La Svizzera è evidentemente un pilastro di questo procedimento. Direi che la Svizzera che dà spessore a questo procedimento. E non c'è stato nessun accertamento. Niente. Leone, che rappresenta da solo la Svizzera, diciamolo così, è stato intercettato in maniera periferica
parziale. Io mi ricordo, e vi rammenterò le parole del maresciallo Occhiello quando gli ho fatto la domanda, perché mi interessava sapere se nell'inchiesta risultava che il Leone avesse avuto altri interlocutori del Vestiti e del Sorrentino. E mi fece la risposta seguente, è la pagina 130 del verbale d'udienza del 15 marzo. Domanda mia, Tonino Leone emerge nelle intercettazioni telefoniche di Sorrentini e di Vestiti, vero? Risposta del testo Recchio. Sì, ma è stato anche oggetto autonomamente di attività di intercettazione, limitatamente, ovviamente essendo un'utenza estera collocata all'estero e limitatamente alle intercettazioni che effettuava dall'Italia o alle intercettazioni che le telefonate che effettuava verso utenze mobili agganciate a celle italiane. Domanda mia, e nell'ambito di questa sorveglianza telefonica, chiamiamola così, ha individuato altri interlocutori del Tonino Leone? Almeno altri interlocutori che potrebbero interessare ovviamente la vostra inchiesta. Risposta, premesso che molte intercettazioni erano in lingua francese, comunque quelle da noi ritenute di interesse erano sostanzialmente coincidenti con quelle già captate sulle utenze mobili degli altri imputati. Una curiosità decisamente molto confinata, stranamente confinata, inspiegabilmente confinata, trattandosi del protagonista in qualche modo e di questa operazione di riciclaggio. Nessun interrogatorio. L'ha rammentato il collega Antonio Lippi. Certo, è stato dichiarato latitante Tonino Leone. Spiegherò in due parole per quale motivo. E questo effettivamente, e io lo concepisco perfettamente, può dare fastidio ad un pubblico ministero. Però un pubblico ministero incaricato di un'inchiesta di questa importanza rinuncia ad interrogare quello che eventualmente potrebbe portare una luce molto importante, perché dopo tutto non si sa quello che avrebbe detto Tonino Leone. Io l'ho visto mille volte dei pubblici ministeri italiani recarsi all'estero con delle rogatorie internazionali per interrogare potenziali imputati che non potevano recarsi sul territorio italiano, o per motivi legittimi o per motivi legali. Il Tribunale ovviamente avrà capito che se non è stato estradato Tonino Leone c'è qualche motivo legale per questo. Quindi, in altre parole, questa inchiesta ha rinunciato, almeno pareva così, sembrava di aver rinunciato all'accertamento della provenienza dei soldi transitati sui conti svizzeri, preferendo alla certezza materiale dell'analisi contabile le speculazioni che possono essere fatte sulla base delle intercettazioni telefoniche selezionate in maniera molto orientata. È vero che la difesa può colmare le lacune ed è anche un suo compito, certamente, specialmente nel processo accusatorio, dove lo spazio, diciamo, dato alla difesa è molto più ampio rispetto al vecchio rito. Però qual è questo compito della difesa?
di far fronte al materiale probatorio portato dall'accusa, di portare eventualmente un altro materiale probatorio in grado di contrastare quanto avanzato dal pubblico ministero. Non ha certamente la difesa il compito di provare la propria innocenza, perché se concepiamo il ruolo della difesa in questa maniera significa che ribaltiamo totalmente le regole cardinali del processo, ecco, cioè la presunzione di non colpevolezza. Cioè io ti accuso, tocca a te a dimostrare che sei innocente. In poche parole, è un po' il messaggio che è stato inviato dal pubblico ministero. Prego il Tribunale e anche il pubblico ministero di perdonarmi se le mie analisi sono forse un po' dovute ad una patologia di paranoia che finisce con gli anni ad impossessarsi di noi altri avvocati difensori, però io ho tentato di capire per quale motivo è stata fatta questa scelta. O per quale motivo tutti questi accertamenti basilari non sono stati fatti. Cioè, parliamo di riciclaggio. Quindi la prima cosa da accertare è la provenienza dei soldi. Cioè è come se in un processo per omicidio non si accertasse nemmeno dell'esistenza del presunto morto. E non posso immaginare che sia una mancanza di preparazione, certamente no. Non penso che sia una dimenticanza, non è concepibile. Qualche spiegazione un po' balbettante ce l'abbiamo avuto dal testo Recchio, dal maresciallo Recchio, che ha detto che insomma c'era una questione di tempistica, che la cosa è abbastanza complicata, cioè non l'ha detto in questi termini, però insomma questo era il senso, almeno se ho capito bene. Ma cosa significa? Che per motivi legati a peripezie burocratiche e a tempistiche dobbiamo rinunciare ad andare fino in fondo? Ma allora tanto vale abbandonare l'accusa, perché non vedo per quale motivo si potrebbero sacrificare le regole cardinali di cui parlavo per mancanza di tempo e di mezzi. A questo punto l'unica risposta possibile alla carenza è quello dell'abbandono del procedimento. Paranoia, dicevo, alimentate da altre cose. Durante la fase dibattimentale abbiamo chiesto al Tribunale, che lo ha accettato, di acquisire tutta la documentazione bancaria delle opere. Abbiamo suggerito una perizia. E il Tribunale, giustamente, lo sottolineo, ha considerato che questa perizia non serviva perché la documentazione era abbastanza chiara di per sé. Però mi ha stupito la posizione del pubblico ministero, perché il pubblico ministero, specialmente in un processo di questo tipo, dovrebbe avere voglia di scavare fino in fondo, di trovare qualcosa. E il commento che è stato fatto nelle conclusioni dell'accusa è che poi questa documentazione alla fine non serve perché non dimostra niente, o comunque non smentisce le prove che secondo lui sarebbero state raccolte durante la fase delle indagini preliminari. Thank you.
cosa che mi ha stupito anche è l'assenza totale o quasi di presa in considerazione di tutto, di tutta la fase dibattimentale, che è stata particolarmente ricca, come se non fosse mai esistita. E allora io non ho certamente la presunzione di svelare al tribunale delle cose che non avrebbe visto il tribunale. Il tribunale non ha bisogno del mio commento per capire e per trarre quello che c'era da trarre nei vari esami, controesami che sono stati fatti nell'arco di tutte queste numerose udienze. Però forse una chiave di lettura, qualche chiave di lettura. Io credo che una piega non giusta si è verificata immediatamente al principio di questo procedimento, con le intercettazioni che sono state fatte nell'ambito di un altro procedimento. E io lo capisco, io mi metto nei panni della pubblica accusa, di un inquirente. Spuntano nomi che sono legati, a torto o a ragione, non è il mio proposito, con la criminalità organizzata, si parla dei Senese. Ci sono delle intercettazioni nelle quali sentiamo dei toni che sono sopra le righe, spunta la Svizzera, vecchio cliché, ma non è solo cliché, la Svizzera è stato, lo sappiamo tutti, il riparo di tutte le criminalità del mondo sotto le varie forme, che siano mafiose o politiche. E quando poi qualche riscontro oggettivo apparentemente è stato trovato, parlo di qualche flusso anomalo di denari, questo escamotage, la cessione di credito alla Starline per quanto riguarda il credito, ecco, ovviamente hanno convinto, non lo posso immaginare diversamente, e giustamente gli inquirenti che forse avevano tra le mani qualcosa di molto importante, la prova effettivamente di un autoriciclaggio o di un riciclaggio di spessore notevole. Si parla di 1 milione di euro, di 1,5 milioni di euro, di 1,3 milioni per l'esattezza milioni di euro, e chissà quante altre cose ancora che non sono state scoperte. Però cos'è successo? Perché stranamente e improvvisamente quello che doveva essere fatto non è stato fatto? Come in qualche maniera sarà la deformazione professionale? Tento di immaginare, ovviamente io non ho la pretesa di affermare. Sarà per volontà di proteggere un patrimonio probatorio sempre in pericolo quando abbiamo a che fare con gente professionale della criminalità, che sia criminalità classica o criminalità economica, non lo so. Sarà per deformazione professionale, per routine, tutto può essere, però ovviamente queste considerazioni sono molto pericolose, perché possono avere per conseguenza, a prescindere dell'esattezza e della pertinenza delle analisi, può portare dei danni collaterali notevoli. E il disinteresse per la figura del leone ne era già, secondo me, una specie di preannuncio, che è stato percepito immediatamente un po' come la solita canaglia italiana che ha trovato riparo all'estero per chissà quale attività
moralmente almeno condannabile. Il danno collaterale esiste nelle guerre, purtroppo, ma nella giustizia non è possibile, non è concepibile. Tonino Leone non è una canaglia. Tonino Leone non ha fuggito l'Italia da latitante o da evasore fiscale. Tonino Leone con la sua famiglia è scappato, diciamolo così, alla miseria, perché la sua famiglia sperava di trovare miglior sorte in Svizzera, terra di sogni per tanti poveri disgraziati. Dicevo prima, la fase di diventare non è stata presa, mi sembra, nelle conclusioni del pubblico ministero, in considerazione. Nemmeno quello che ha detto con grande lealtà e con grande onestà, lo voglio anch'io sottolineare, dal maresciallo Orecchio, che è stato molto più misurato rispetto alle affermazioni che trovavamo nelle informative e anche nelle richieste del pubblico ministero, quando eravamo ancora nelle indagini preliminari. Non ha preso in considerazione una convergenza, si può tutti immaginare da parte dell'imputato, ovviamente, che sono, ed è umano, opportunisti, tutti gli imputati del mondo, innocenti o no, tentano di sedurre il giudice, di andare nel senso più opportuno, e quindi possiamo sospettare sempre delle dichiarazioni, diciamo, di compiacimento o di circostanza, ma lì c'è una convergenza che non può passare inosservata, che non può essere dovuta al caso. Cioè, sto parlando di Barretta, scettico nei confronti dei milanesi al punto di immaginare che quell'incontro di Lugano negato da tutti poteva essere una messa in scena con una persona che non sarebbe stato il Leone, il che la dice lunga, e il che consente anche di capire che tutto quello che aveva potuto dire in precedenza Barretta era semplicemente una deduzione sulla base di quello che gli dicevano i milanesi. Sono le dichiarazioni di D'Alessandro e Cosentino che paradossalmente sono parti civili a Napoli anche nei confronti di Leone, che avevano avuto delle dichiarazioni fino al momento perlomeno ambigue e che alla fine hanno confessato, diciamolo così, che il Leone era perfettamente estraneo agli atteggiamenti dei milanesi. E la cosa interessante da osservare è che le loro dichiarazioni nei confronti di Vestiti e di Sorrentino sono rimaste tali quali, anzi, sempre più, direi, pesanti dal punto di vista accusatorio. I testi di Leone, Canonica, Zimmermann, gente che gode di grande prestigio, di grande fama in Svizzera, che conoscono il Leone da una vita, e Dio sa quanto la Svizzera non scherza,
con la criminalità e con la delinquenza. Si diceva una volta, il tribunale mi scuserà per questo aneddoto, me lo diceva mio papà, classe 14, quindi ne aveva viste di tutti i colori, diceva: ma in Svizzera ogni cittadino, in ogni cittadino dorme un poliziotto. Ed è vero, hanno un senso del civismo che noi latini sogniamo. Non c'è mai stata una segnalazione, mai una. A proposito di Tonino Leone, e poi la documentazione. Non voglio essere ripetitivo, ma voglio soffermarmi un attimino su questa richiesta di assistenza internazionale, perché io questo veramente non riesco a capirlo. Qualcosa già si era capito attraverso le dichiarazioni del teste Orecchio. Chiedo scusa al Tribunale di infliggere ancora un po' di lettura. Prego, vada. Il verbale d'udienza del 15 marzo 2021, pagina 112. Il controesame dell'avvocato Marino. Perché non avete fatto una richiesta di movimenti dei conti correnti, una rogatoria che avrebbe potuto prendere 10 anni di tempo, quindi teste Orecchio? Quello è oggetto di ulteriori eventuali attività che non sono oggetto di questa, che non sono in questa sede approfondite. Cosa significa? C'è o non c'è? Difesa Marino, e no scusi, teste Orecchio, anche per la tempistica che le stesse richiedono. Avvocato Marino, no, ma questa risposta, mi perdoni, non vale. Teste Orecchio, ma perché ancora non sono arrivati? Cioè sono anche dei percorsi abbastanza lunghi attivare un'attività rogatoria che richiede delle procedure. Pagina 120 dello stesso verbale d'udienza, stavolta è l'avvocato Lippi, anche lui un po' spiazzato da questa notizia. Avvocato Lippi, però se non ho inteso male prima, è stata avviata quindi una richiesta di rogatoria con la Svizzera oppure ho inteso male? Teste Orecchio, ci sono altre attività in corso? Domanda della Presidente, è stata avviata la rogatoria con la Svizzera in questo procedimento? Teste Orecchio, è in questo procedimento così? No. Ancora ad insistere, io, pagina 128, avete provato a raccogliere informazioni direttamente presso le banche svizzere per sapere se c'erano state delle segnalazioni anche sui movimenti bancari della società Sophie Reich e della società Silvia Square di Tonino Leone? Teste Orecchio, avvocato, ripeto che queste informazioni per acquisirle bisogna interessare. Poi più avanti, Presidente, no ma lei riferisca, teste Orecchio, tutta una serie di soggetti, no, Presidente, non le è stato chiesto questo maresciallo, le avete fatto o non le avete fatto? Teste Orecchio, non abbiamo ritenuto opportuno. Presidente, non le avete fatte. Teste Orecchio, non le abbiamo fatte. Nella documentazione che l'avvocato Lippi vi ha comunicato c'è una lettera della dottoressa Tizzoni, Elisabetta Tizzoni, procuratrice federale in Svizzera, che riassume il contenuto, la sostanza della rogatoria del dottor Minice, del pubblico ministero.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma sta conducendo un procedimento penale nei confronti di Antonio Sorrentino, Giancarlo Vestiti e Tonino Leone per il reato di riciclaggio continuato connesso ad attività mafiose. Questa lettera è del 26 marzo 2021 e fa riferimento... Non ho capito, 26 marzo? 2021. E fa riferimento ad una commissione rogatoria del 23 settembre con complemento del 25 gennaio 2021. L'autorità rogante ha stabilito che nell'ambito di attività di riciclaggio Antonio Sorrentino e Giancarlo Vestiti si sono avvalsi della società Sofia Regis Silver Square con sede a Ginevra, entrambe gestite dall'amministratore unico Tonino Leone, residente a Ginevra. Il 18 maggio 2021 e l'8 agosto 18 maggio 2020 e l'8 agosto 2020 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Ordinario di Roma ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere e il sequestro preventivo nei confronti di Antonio Sorrentino e Giancarlo Vestiti, rispettivamente il mandato di arresto europeo nei confronti di Tonino Leone. Dalle indagini estere è emerso che nel corso dell'anno 2017 Tonino Leone ha messo a disposizione di Antonio Sorrentino e di Giancarlo Vestiti conti correnti. Mi fermo un attimo, questo è precisamente, letteralmente, i capi d'accusa in questo processo di Tonino Leone. Conti correnti presso delle banche svizzere intestate alla Sofia Regia della Silver Square. E ha trasferito in totale 330.000 euro alla società VEM, in totale 1 milione di euro alla società ITB. Antonio Sorrentino e Vestiti hanno altresì versato complessivi 340.299,21 centesimi euro dai conti della società Starline a quelle della Sofireg. Tale denaro è riconducibile ad Antonio Sorrentino e Giancarlo Vestiti a origine illecita, in parte da reati commessi dagli stessi indagati, tra cui l'autoriciclaggio e il trasferimento fraudolento di valori, eccetera, eccetera, eccetera. Con la commissione rogatoria l'autorità rogante chiede alle competenti autorità elvetiche di acquisire svariati mezzi di prova per il procedimento penale estero, ma può essere un altro procedimento questo. Stiamo parlando precisamente dei stessi e medesimi soggetti, stiamo parlando dello stesso periodo, delle stesse operazioni, nei minimi particolari. E cosa significa? Ma soprattutto perché questo silenzio, lasciamo perdere il carattere poco ortodosso di una rogatoria internazionale ad inchieste chiuse e a processi inoltrato. Io sarei anche disposto a rinunciare a qualsiasi tipo di eccezioni, di nullità, se si tratta effettivamente di approfondire e di fare accertamenti che non sono stati fatti. Non è mai troppo tardi per fare bene. Ma perché tacere? Allora, nella mia immaginazione, cosa posso dedurre? Che il pubblico ministero aveva paura di confessare con l'esistenza di questa rogatoria effettivamente l'insufficienza del suo fascicolo, delle sue indagini? Perché chiedere dei mezzi di prova in relazione ai reati contestati significa che di prove non ce ne sono o non abbastanza, che siamo effettivamente in un processo esclusivamente speculativo. E un processo speculativo non è un processo ortodosso, non è un processo equo. Sarà una svista, ma una svista perdurante. Vi prometto che
Sarò molto sintetico e molto breve. La provenienza dei soldi. Cominciamo col perimetro definito dai capi di accusa. In sostanza, secondo questi capi di imputazione, materialmente Senese Vincenzo e Senese Michele avrebbero consegnato a Bernardo Papa 100.000 euro il 30 agosto 2017, a Massimiliano Barretta 100.000, 210.000, 57.000 euro rispettivamente il 28 settembre 2017, l'11 settembre 2017 e il 14 marzo 2018. E per quanto riguarda noi, per quanto riguarda l'aspetto svizzero, avrebbe consegnato a Vestiti Sorrentino 300.000 euro prima del 13 aprile 2018. Ecco, questo materialmente sarebbe il denaro che poi giustifica questo procedimento. Perché questi 300.000 euro sarebbero stati versati sul conto della Starline. Ma qualche accertamento è stato fatto a proposito? Non mi riguarda, certamente, però anche lì una cosa strana. E poi con questi 300.000 euro versati sul conto della Starline, come non sappiamo, sarebbero stati inviati 300.000 euro sul conto della Sophie Redge. E con questo 300.000 euro, è un po' la moltiplicazione dei pani, si arriva ad inviare in Italia alla VEM e a ITB 1.300.000 euro. Cioè lì c'è un non senso. Allora, sì, certamente sulla base di considerazioni contestuali il pubblico ministero tenta di dare una risposta a questa carenza dicendo, beh, insomma, alla fine non è che abbiamo la prova di altre consegne di denaro. Però non ho capito, cioè possiamo accettare di far passare questa incoerenza che risulta materialmente dai capi di imputazione con delle considerazioni contestuali? Considerazioni contestuali servono a convincere, a dare una chiave di lettura, ma non a colmare le carenze dei capi di imputazione. Comunque, di chi sono questi soldi? Altro modo di fare la domanda sulla provenienza. Secondo il pubblico ministero le cose erano chiare alla conclusione dell'indagine preliminare e lo sono tuttora, al punto che nella sua memoria scrivi di nuovo che questo procedimento ha svelato il meccanismo criminoso ben collaudato portato avanti da Senese Vincenzo, Vestiti Giancarlo, Sorrentino Antonio e Leone Tonino. I capitali dei Senesi venivano immessi nelle attività commerciali gestite di fatto da Vestiti Sorrentino Starline, i quali a loro volta, per agevolare l'impiego del denaro di provenienza illecita, ricorrevano a società estere Sophie Redge Silver Square, su cui convogliare il denaro illecito che poi tornava in Italia ripulito e veniva reinvestito in altre iniziative imprenditoriali. Quando facciamo la domanda al maresciallo Orecchio, verbale d'udienza 15 marzo, pagina 111, difesa Marino,
Allora la domanda è questa: chi ha portato queste ingenti somme dall'Italia in Svizzera? Perché se chiaramente la Sophie Ridge le ha erogate, vuol dire che le ha ricevute in qualche maniera. Le vostre indagini cosa vi dicono? Chi ha portato questi soldi in Svizzera? Risposta: testa e orecchio. Allora, nelle indagini non abbiamo documentato, noi penso che si tratta di un errore materiale, non, cioè noi piuttosto che non. Allora, nelle indagini noi abbiamo documentato se essenzialmente nessuno spallone, come si dice in gergo, che portava le valigette in Svizzera, ma non sarebbe stato neanche facile accertarlo. L'unica traccia di queste movimentazioni sono appunto quei bonifici che dalla Starline trasferiscono flussi finanziari in Svizzera. Cioè, in altre parole, la cosa è molto interessante, la risposta è molto interessante, perché non è suggerita dal difensore, e penso che, Presidente, se avesse suggerito qualcosa sicuramente avrebbe censurato la domanda. Spontaneamente dice: no, non abbiamo trovato e non siamo stati in grado di accertare passaggi di valigie di denaro. Questo significa che l'unica spiegazione possibile, cioè l'unica ipotesi possibile per consolidare l'accusa, è l'ipotesi di valigie che passerebbero il confine. Non ha visto la documentazione bancaria il maresciallo Recchio, però ha probabilmente già indovinato, non lo so come, che effettivamente sui conti bancari svizzeri non v'è traccia di depositi sospetti, che non sarebbero stati possibili del resto, visto le regole che ci sono ferree, che ci sono ora da qualche anno a questa parte in Svizzera. Ricordatevi quanto detto dal test Zimmermann, dal test avvocato Canonica: in Svizzera non è concepibile depositare ingenti, ma anche modeste somme in contanti, senza darne una giustificazione. Ancora il testo Recchio, pagina 118. Non è che noi diciamo che quelli sono soldi dei Senese, quelli della Sophie Ridge. Noi diamo atto del fatto che in quelle transazioni si sia manifestato in alcune intercettazioni l'interesse della famiglia Senese. Ma dire che quei soldi sono della famiglia Senese è un passaggio che noi, come anche il pubblico ministero, probabilmente in maniera così diretta, non abbiamo mai evidenziato. Più chiaro di così? E vediamo se troviamo qualcosa di interessante in questo escamotage VEM Starline, che potrebbe consentire di trovare un indizio di coinvolgimento diretto del Leone in queste buie operazioni. Udienza 15 marzo, maresciallo Recchio, pagina 121. Su domanda dell'avvocato Lippi: vi risulta che sia stata ideata dal Leone questa cessione di credito? Risposta: allora qui posso sicuramente dire, anche per un passaggio particolare di un'intercettazione in cui Leone chiede al Vessiti e al Sorrentino il perché bisogna creare tutta questa documentazione artificiosa, il Leone chiede perché creare tutta questa documentazione artificiosa, lo sottolineo. E sono il Sorrentino, prosegue il maresciallo, sono il Sorrentino e il Vestiti. Non ricordo esattamente chi dei due a rappresentare che per la normativa antiriciclaggio in Italia è necessario cercare di giustificare quanto più possibile, quindi sicuramente la regia è dei soci del Leone, tra virgolette, Vestiti e Sorrentino. Proseguo, pagina 131, stavolta la domanda gliela faccio io.
La domanda è: risulta o no dalle intercettazioni telefoniche che Tonino Leoni si preoccupa seriamente sul rimborso del credito del mutuo avanzato alla VEM, cioè a Barretta? Testo orecchio, sì. Domanda mia, una preoccupazione che lascia immaginare che questi soldi sono suoi, o almeno della società Sofireggi. Testo orecchio, questi soldi sono tra l'altro suoi. I testi, e non solo, di Leone hanno confermato che il signor Leone ha un patrimonio notevole, che è riuscito a guadagnare delle somme molto importanti attraverso qualche operazione immobiliare. Si parlava per l'anno 2014-2015, non mi ricordo precisamente ora, di un guadagno di 4 mili, cioè di entrate almeno di 4 milioni e 700 mila euro. Non l'abbiamo inventato noi e non può essere una coincidenza il tasso negativo che entra in vigore nel 2015, precisamente al momento in cui Tonino Leone fa queste invidiabili operazioni immobiliari. Con tanto di milioni sui suoi conti in banca. E difatti la Casa di Milano non ne ha parlato durante l'acquisitorio orale, il pubblico ministero ne parla ancora nella memoria, come l'aveva fatto prima, cioè la Casa di Milano è una casa di cui si parla in un'intercettazione telefonica tra Sorrentino e Leone. Dice, ma tu, a proposito dei problemi nati con l'erogamento fatto a ITB, tu ti puoi prendere alla Casa di Milano, il che è stato interpretato dall'accusa come l'ennesima dimostrazione che il Leone poteva essere una testa di legno. Sì, ma c'è una contraddizione in questa analisi. Perché se lui è una testa di legno, perché Sorrentino gli dice ma tanto non ti preoccupare, se hai perso un milione lo puoi recuperare con la casa? Che vale più di un milione. Leone credo lo spiega nella sua memoria e si sa, perché questo è stato accertato, che la casa che apparteneva effettivamente alla famiglia Vestiti era, diciamo, in pericolo, perché per ragioni fallimentari e una vendita all'asta è stata organizzata e il Leone l'ha comprata probabilmente per salvare la casa a Vestiti, ma questo effettivamente non è un segreto, risulta non solo dalle dichiarazioni di Leone ma da altre cose di questo procedimento. Comunque non voglio perdere troppo tempo su questo aspetto. Poi ci sono tutti i mutui, tutti gli erogamenti che sono fatti nell'anno 2017. C'è una cronologia che è molto interessante, perché certo, siccome questo procedimento ha evidenziato, questa inchiesta ha evidenziato che ha perso tanto Tonino Leone, si potrebbe fare la domanda uno, ma perché ha continuato allora ad erogare finanziamenti? Ma in realtà, se guardate la cronologia, come l'ha perfettamente rammentata il collega Lippi, durante tutto l'anno 2017, grosso modo, i finanziamenti sono stati rimborsati con qualche ritardo, però finché
i rimborsamenti arrivavano, Leone continuava a fare finanziamenti. E guarda caso, quando finiscono i finanziamenti di Leone, dal 2018 in poi, non c'è più un'erogazione da parte di Leone, non c'è più un'erogazione che parte dalla Svizzera. Perché? È perché ha capito che tramite i milanesi si è trovato in imbarazzo, perché i clienti, tra virgolette, erano tutti sul punto di chiudere le loro attività, perché erano sull'orlo del fallimento. E sappiamo che, questo l'hanno detto anche Vestiti e Sorrentino, che aveva a disposizione 5 milioni di euro il Leone e che li voleva investire per i motivi che sappiamo, sempre legati al tasso negativo. E come possiamo diversamente interpretare, visto che parliamo delle intercettazioni telefoniche, Dio sa se non mi piace ripararmi in speculazioni di questo tipo, perché le intercettazioni telefoniche bisogna sempre essere molto prudenti, molto riservati, perché non abbiamo la bussola, non abbiamo l'apparecchio che consentirebbe di accertare se sono parole in aria, se sono mitomanie, se sono megalomanie, se sono truffe o se sono l'eco della verità. Ma comunque, quando si parla, quando Sorrentino Vestito, uno dei due, chiedo scusa al tribunale, parla di futuro, cosa dice? Questo è il nostro futuro. E qua mi fermo ancora un attimo, poi sarà l'ultima volta che leggerò i verbali. Il maresciallo Recchio dice delle cose interessanti. Sarà il nostro futuro. E si parla anche di finanziamenti. Pagina 131, sempre udienza del 15 marzo. Domanda mia. La domanda è: risulta. No, questo è giovedì, mi scusi. Allora, lei ha detto che quando si parlava del futuro con la Svizzera, si parlava anche della possibilità di avere finanziamenti dalla Svizzera, è giusto? Risposta: di non necessariamente di avere, di poter comunque gestire, ricorrere finanziamenti anche dalla Svizzera. Non è chiaro dalle intercettazioni se quei finanziamenti siano destinati all'interlocutore o siano finanziamenti che gli interlocutori possono sfruttare per guadagnare denaro. Domanda mia: sfruttare in che modo, maresciallo? Testore, questo no, sarebbe una mia interpretazione personale. Quindi, come dobbiamo interpretare questo qua? È il nostro futuro. Questo qua ci può erogare nel futuro dei finanziamenti? Che si tratterebbe di un prestanome? Ma è assurdo, perché l'analisi, la valutazione fatta dal pubblico ministero è che queste parole significherebbero che avevano vantaggio ad avere canali in Svizzera che potrebbero consentire di far passare i soldi. Ma è totalmente assurdo. Come lo è del resto l'escamotage di cui parlavo prima. Perché, cioè, che senso ha? Che senso ha? I soldi sono puliti in Svizzera, poi partono verso l'Italia.
alla VEM. Beh, una volta che è arrivata alla VEM è stato pulito il denaro. Ma per quale motivo, lo diceva se non ricordo male l'avvocato Pecoraro, ma è totalmente assurdo, per quale motivo allora far ripartire questi soldi tramite la Starlane, tramite questo escamotage che attira l'attenzione di nuovo verso la Svizzera per fare un nuovo giro di pulizia? Ma assurdo, non ha senso. Quindi cosa? Possiamo dire, quale conclusione possiamo seriamente avanzare? Alla luce di tutto quello che abbiamo sentito in aula, qualche chiave di lettura, perché per il pubblico ministero, per il maresciallo Recchio, non c'è la prova dell'origine, della provenienza illecita di questi soldi, però si può dedurre dall'interesse dei senesi e anche dei milanesi, visto e considerato che secondo il pubblico ministero i soldi sarebbero tra le mani dei milanesi, il leone essendo puramente uno strumento, cioè uno che, come lo dice il capo, come lo dicono i capi di imputazione, che ha messo a disposizione un conto corrente, dei conti correnti. Ma cosa ha evidenziato il processo? L'opportunismo dei milanesi, sarà un opportunismo di commercianti, sarà un opportunismo cinico? Beh, possiamo trovare vari qualificativi, però il fatto sta che Leone ha a disposizione 5 milioni di euro da investire, che vogliono guadagnare a tutti i piani dell'edificio, vendono con questi finanziamenti, vendono la loro merce in periferia senza farla sapere a Leone, si prendono delle quote, si prendono poi anche delle commissioni sul guadagno, sull'utile, e ovviamente senza dirlo a Leone, e fanno anche di tutto per evitare qualsiasi contatto tra Leone e gli altri. Perché? Perché se lo mettono direttamente a contatto con i clienti, chiamiamoli così, non solo potrebbe avere delle informazioni scabrose sul comportamento dei milanesi, ma perché potrebbero essere effettivamente cacciati dal giro. E l'episodio di D'Alessandro è molto interessante, molto significativo, e per quanto riguarda l'interesse dei senesi, insomma, è stato detto tutto, non voglio ripetere quello che giustamente è stato detto, è chiaro, almeno come interpretazione alternativa mi pare che sia altrettanto plausibile rispetto all'ipotesi dell'accusa. Usa la figura del senese come uno spauracchio per riscuotere, perché parla dei senese quando si accorge che non saranno mai rimborsati i soldi. E qual è la reazione dei senese? Quella di Vincenzo, come si permettono di fare il nostro nome, come l'ha detto giustamente l'avvocato Pecoraro, cioè totalmente assurdo leggere in questa maniera queste intercettazioni telefoniche. Troviamo di tutto, ma certamente non la traccia, non l'eco
di una riconducibilità di questi soldi alla famiglia Senese, che sia Michele, che sia Vincenzo. E poi, e concluderò con queste considerazioni, tutto può essere ovviamente nella natura umana, abbiamo visto di tutto, peccatori diventare santi, contrario non credo, per fortuna, ma diciamo buone persone anche sul tardi commettere delle cose totalmente inaspettate. Ma parlando di una persona equilibrata, che non dà sintomi di patologia o di demenza, ma quale sarebbe stato l'interesse di Tonino Leone a farsi il complice di un riciclaggio per giunta mafioso? Movente economico? Visto il suo patrimonio, visto i suoi guadagni, in particolare negli ultimi anni, con i rischi sproporzionati che sono correlativi. Ma l'avete notato che mai nelle intercettazioni telefoniche in maniera diretta o ravvelata, quando si parla col Leone, si allude alla famiglia Senese? Mai! E cosa doveva immaginare Tonino Leone? Cosa doveva sospettare? Perché poi quelli che lo fanno entrare nella fossa dei leoni sono i milanesi. Cosa doveva sospettare? Perché effettivamente possiamo essere anche interpellati dalla fiducia che lui aveva nei confronti di questi due. Ma quale profilo avevano Sorrentino e Vestiti, se non di commercianti con i quali lavorava da anni, che lavoravano alla luce del sole da anni? Avrebbe dovuto immaginare che mai. La richiesta di condanna di Tonino Leone è una grande ingiustizia di per sé, che lascerà delle tracce a quest'uomo che vive veramente una tragedia. Certo, è stato dichiarato latitante. Ma io voglio essere trasparente col Tribunale. Potete immaginare ovviamente le domande che possono fare le persone in questo tipo di situazione ai difensori. Avvocato, ma se mi presento cosa succede? Beh, lei va in carcere, signor Leone. Abbiamo poi la possibilità ovviamente di chiedere il riesame, di fare un'istanza di scarcerazione, ma mi garantite che sarà accolta l'istanza? Ma chi lo può garantire? Sì, posso dirle che è probabile, ma un avvocato che vi dà per scontato una decisione giudiziaria non è un avvocato serio, per non dire altro. Quest'uomo malato, quest'uomo ha una situazione importante, cioè prendere il rischio di sacrificare mesi e mesi della sua vita in carcere significava perdere tutto, e non è certamente uno sgarbo che ha avuto nei confronti del Tribunale, ma la spiegazione è questa. Conclude e chiedo quindi al Tribunale
di assolvere Tonino Leone sui due capi di imputazione ascritti lì, perché il fatto non sussiste. Grazie. Grazie, avvocato. Quindi la difesa Leone deposita memoria con allegati o solo memoria? Solo memoria. Beh. Che viene acquisita agli atti. Sì. E allora può restituirla direttamente il pubblico ministero, se deve restituire parte degli atti può dare anche la memoria. Sì, sicuramente, va bene. Allora, e a questo punto rinviamo all'udienza già programmata del 4 ottobre 2021, aula Bunker B, ore 9:30. Per le discussioni delle posizioni Celano, Esposito, Senese Vincenzo classe 77, dichiarazioni spontanee Senese Michele e discussione, non ho compreso se intera o in parte comunque, dell'avvocato Leto. In parte, va bene. E a questo punto i soliti adempimenti, collegamenti in videoconferenza per gli imputati detenuti fuori Roma, traduzione per gli imputati detenuti a Roma, salva rinuncia, autorizzazione a comparire con mezzo proprio degli imputati che si trovano agli arresti domiciliari e autorizzazione a presenziare per gli imputati sottoposti a misura cautelare. Volevo solo verificare un attimo la posizione del D'Alessandro o del Di Giovanni, che è detenuto peraltro, se c'è rinuncia a comparire anche per le udienze successive. Un attimo solo che controllo. Eccolo qui. No, Di Giovanni ha rinunciato all'udienza del 4 ottobre. Va bene, quindi non ci sono adempimenti per il Di Giovanni. Grazie signori, buonasera. Possiamo chiudere il collegamento, buonasera.